la formazione a distanza, era già presente in IFOA, ma sicuramente non nelle dimensioni che ha preso adesso come attività. Il tema principale non è stato trasferire i contenuti, diciamo, su piattaforme, ma è stato soprattutto un tema, e lo è ancora, di metodologia e di formazione dai docenti alla preparazione del materiale didattico, alla preparazione delle lezioni. Nell'emergenza ci siamo tutti, inventati delle modalità nuove, però dietro, oltre all'aspetto tecnologico, c'è ovviamente tutto un aspetto più organizzativo e di progettazione. Il fatto che le persone abbiano più tempo per loro stesse, secondo lei ha fatto sì che ci siano persone che si sono avvicinate alla vostra realtà proprio per questa disponibilità di tempo in più? Sicuramente sì, ma come lei avrà visto girando sul web, l'offerta in questo momento di percorsi di formazione a distanza è aumentata in maniera esponenziale. Noi facciamo moltissima formazione, ad esempio, a dei ragazzi diplomati che devono acquisire professionalità per cominciare nuovi lavori. Questo è evidente che non può esaurirsi in un'attività di una mezza giornata o di un mezzo pomeriggio. Un tema, ad esempio, che non sarà banale da risolvere è che molti dei nostri percorsi si concludono con degli stage in azienda. La nostra previsione è di poter dare continuità a questo tipo di esperienza formativa, perché sennò verrebbe a mancare un pezzo di quello che è la qualità del prodotto che noi eroghiamo. Secondo lei questo sprint tecnologico, a cui sono state chiamate tante imprese in questo momento, potrà essere portato avanti? Tutte le aziende, quindi anche IFOA è un'azienda che ha 250 dipendenti, ha comunque dovuto fare delle scelte organizzative che hanno anche avuto come strumento di efficacia la messa a regime di strumenti tecnologici. È anche vero che però il passaggio non è automatico. Faccio un esempio banale: noi siamo abituati a misurare, diciamo, il lavoro dei dipendenti con l'orario di lavoro. Ovviamente con lo smart working questa cosa non ha nessun senso, quindi dovremmo incominciare a darci elementi di valutazione della prestazione, ad esempio, dei dipendenti, che sono non tanto legati a una presenza fisica in un luogo, ma piuttosto ai risultati che si conseguono con il lavoro che si svolge. Se saremmo capaci di fare questi passaggi, secondo me avremmo fatto un salto evolutivo, mi verrebbe da dire, nelle nostre organizzazioni aziendali. Si potrebbe andare, secondo lei, verso una maggiore meritocrazia, che in Italia, insomma, non sempre, diciamo così, c'è? Secondo me sì. In effetti la cosa interessante, se possiamo trovare un aspetto positivo in una situazione ovviamente che ha delle grosse criticità, è che comunque questa situazione ci ha reso un po' più tutti responsabili di quello che facciamo, no? E dal fatto che noi, magari costretti a casa, dobbiamo preoccuparci della salute dei nostri nonni, delle persone che incontriamo, ma anche ad aspetti legati proprio alla produttività, cioè la mia ora di lavoro fatta in casa, quanto effettivamente è produttiva, quanto sta rendendo all'azienda. Quindi questi aspetti, secondo me, sono aspetti che faranno parte, forse, speriamo, di un cambiamento anche di coscienza.